Amici di Super Tennis, siamo ad Arma di Taggia, a casa di Fabio Fognini, qui alle nostre spalle il porticciolo della frazione di Taggia, la parte marina di questo comune ligure. Giovanni, un Fabio Fognini talmente strepitoso in queste settimane che siamo dovuti venire qui a casa sua per scoprire tutti i suoi segreti. Vero, perché tu stai congelando ma fai finta che qua faccia caldo. C'è un freddo che sembrano le Alpi, non una località marina della Liguria. Sì, comunque, straordinario Fognini, speravamo che ci fosse il sole. Ci hanno assicurato ad Arma di Taggia, c'è sempre il sole. Aspettato noi due, ovviamente, per iniziare a piovere. Grazie, Arma, per l'accoglienza molto calda. Perché poi le palme ci sono, in effetti. Però, insomma, manca il sole e manca il caldo. C'è anche il mare, ci sarebbero tutti i presupposti. Manca solo il clima, ecco. Ok, io intanto mi copro però, perché... Sai, a me l'acqua arriva prima. Mi copro anch'io e andiamo da Fabio. Certo, stiamo girando da un quarto d'ora per Arma di Taggia. Ci hanno spiegato dove abita Fognini, perché qui ovviamente lo conoscono tutti. Ora vediamo se riusciamo a trovare questa casa. Ci hanno spiegato che è in collina, quindi preparatevi a una salita. Forse siamo arrivati, eh? Sul campanello. Niente. Vediamo se risponde. Ciao, sono Giovanni di Super Tennis. Ciao, benvenuto. Ciao, Fulvia. Ciao. Benvenuti a casa Fogna. Ciao. Arma di Taggia. Vorrei guardare le tue pantofole. Ora che ti vediamo pantofole in pantofole da casa. Sappiamo che sei a casa tua, perché solo con queste un scarpe bel sono conquistate. Ah, sei pantofolare? Non mi sono ancora mosso da qua, ho fatto colazione e sono venuto qua ad oggi. Guitar George, he knows all the chords. Allora andiamo fuori, visto che c'è questa terrazza bellissima. Andiamo. L'intervista te la facciamo fuori, poi intervista, devo parlare. 5 minuti te li rubiamo. Casa tua, direi che non è un posto cattivo per crescere. No, si sta da Dio, avete visto che quando, da quando siete arrivati sono, c'ho la postazione fissa. Qua lì veramente è di mio papà, io sono più vicino verso la finestra. Però via, si sta bene, ora poi è uscito pure il sole, quindi ancora meglio. Arma di Taggia, abbiamo capito che con Taggia sono lo stesso comune, non so proprio la stessa cosa. Eh no, perché una è più su verso le montagne e l'altra è più giù verso il mare, però no, ci sono stati al tempo, diciamo, però io... Io quando mi chiedono dove sono dico di Arma di Taggia, ogni tanto dico di Arma, ogni tanto scrivo di Arma perché è più corto, però io di per sé non c'ho questi problemi politici. Non ti senti di Taggia? Non mi sento di Taggia, no, però sappiamo che il comune è di Taggia e bisogna dire che il comune è di Taggia in provincia di Imperia. Non ti dispiace tanto che sia verso il mare, mi sembra abbastanza tipo da mare. Sì, 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 io sono un tipo da mare, ovviamente le mie migliori vacanze le ho fatte al mare senza far nulla, quindi preferisco un miliardo di volte, a differenza della mamma, il mare invece della montagna. Noi abbiamo visto nella tua palestra, e poi abbiamo capito che l'ufficio di papà, perché tu tendi, sì, a non mettere piede quando stai a casa, tutto ciò che è oggi fatica. Forse vado prima delle 7:30, magari mi vedete lì che pedalo. Ci vediamo a poco, però va bene così. Io ho visto le scarpe griffate Fognini, bello, deve essere stata una bella sensazione. Ma no, è una cosa nata da loro, perché mi hanno chiesto se volevo qualcosa, io ho detto il mio nickname, che è quello che tutti sanno, Fogna, e dall'altra parte ci hanno messo le tre lettere, che è il tatuaggio che ho, la collanina che ho, quindi ovviamente adesso, nell'ultimo periodo, gli ho detto se me ne aggiungono altre due interne, però devo parlare con l'Aidas a Miami per vedere se appunto mi faranno questo piccolo cambiamento, che è una cosa così in più, che però una cavolata in più che la voglio. Visto che ne amiamo le cavolate,
Questa cavolata, che tipo di cavolata è? Cosa sono queste, se vuoi aggiungere? No, no, sono sempre due solite scritte che voglio aggiungere, cosa che purtroppo l'Adidas fino adesso non mi ha dato permesso, perché ovviamente hanno mandato queste scarpe in produzione sempre nella stessa maniera, ma vediamo a Miami se ci sarà qualche nuova news a partire dalla Coppa Davis. La Coppa Davis, che bella, che bell'argomento che è per te. Ti piace tanto, ti piaceva anche prima di diventare top 15. Io ho fatto il mio meglio, quindi su questo sono veramente contento. Sono riuscito a stare 3 giorni in campo, tanto tempo e nel migliore dei modi, perché alla fine ho portato 3 punti, però come ho detto e come continuo a dire, questi 3 punti da una parte sono miei perché l'ho vinto io, però dall'altra sono di tutta la squadra, perché comunque quando si vince tutti insieme, e quando si perde, in queste situazioni si perde tutti insieme. È un bel ricordo, sinceramente. Adesso è passato, ci stiamo concentrando sulla Gran Bretagna, che è una grande opportunità di poter passare un altro turno e magari giocarci una semifinale. Quindi mentre tu eri sul divano le pantofole, eri concentrato su Andy Murray. Io ci credo poco. Tuo papà aspetta la racchetta di Murray per sé, per no. Nella sua collezione manca, così come quella di Federer. Ti ha rimproverato a microfoni spenti. Ha detto Fabio non gliele vuole chiedere. No, io sono molto riservato, ovviamente, con qualche cosa che ogni tanto mi chiede qualche mio amico, gliela provo a chiedere, ma ovviamente non voglio disturbare i miei colleghi, soprattutto questa gente qua che hanno richieste, hanno pluririchieste, però glielo chiederò magari in futuro, vediamo, perché comunque so che papà ci tiene. Avete visto le magliettine della Coppa Davis mia, di Fernando Gonzalez, di Roddy, che fa la collezione, quindi è appassionato di questo. Mentre Giovanni, bello furbastro, se ne sta al caldo con Fabio Fognini, io sono venuto qui al freddo, devo dire, di Taggia per conoscere meglio questo comune della provincia di Imperia, un comune di circa 14.000 abitanti, molto carino. Qui siamo sul ponte antico, un ponte molto caratteristico, a 15 arcate, davvero molto bello e caratteristico, perché nel corso del tempo questo ponte si è ingrandito, ha preso la scia dell'alveo del torrente. Prima non c'erano tutte queste arcate, che sono aumentate grazie allo sforzo della comunità, proprio per seguire questo torrente, che adesso è molto freddo, come possiamo vedere anche da queste immagini, in questa piccola valle intorno a queste montagne. Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane, densi tu du vali, na semo strani, e a neta na punto, cotelo agu, e a monta la, seu geresto dio, o diavolo in se, o sega e feto nio, ne shurtimo da uma, pesci guai o se da odria, a fontana di cumbi, tacca de pria. Oh, un'altra parte importante di Casa Fognini è la palestra, che è anche un po' così il centro, la bacheca principale di Fabio. Allora, se mi seguite, entriamo proprio in questa stanza e troviamo Fulvio al computer. Ciao Fulvio. Buonasera, buongiorno a tutti. Ecco, eri impegnato, ti disturbiamo. Guardavo. Ecco, qui già subito colpo d'occhio impressionante con tutte le coppe. Qui che coppe sì, ci sono? Qua ci sono dall'Under 10 a ieri, per esempio l'ultima che è arrivata è la finale di Buenos Aires, il torneo di Stoccarda, i campionati Under 16 vinti in Sicilia, e poi ci sono tutti i badge dell'ATP o IDF, e poi c'è la sua palestra dove sto collezionando per il momento, con poca fortuna, le racchette dei
dei migliori giocatori al mondo, perché di originale per il momento ha quella di Safin, quella di Verdasco, quella di Moya, quella di Djokovic, quella di Rafa Nadal, e manca la collezione, forse quella di The King, Roger, e poi chi, e di Murray, che è un professo che me la dà. Che lo seguono e che lo trattano da Fabio, amico, non da Fabio numero uno d'Italia o tennista famoso, quindi voglio dire, è importante pure avere questi riscontri. Sono contento perché nonostante tutto è un ragazzo molto umile, anche se non sembra in televisione, perché a volte si rende, cioè, insomma, lasciamo perdere, ma in casa è qualcosa di riprovare. Sì. Ogni volta che tiro una racchetta per terra ho perso i capelli. Senti, c'è stato un momento, Fulvio, in cui hai pensato forse abbiamo fatto la scelta sbagliata a puntare tutto sul tennis? Noi gli avevamo dato una data ben precisa: se a 20 anni lui non fosse arrivato attorno ai 100, ai 150 del mondo, avrebbe preso la cosa in maniera molto molto soft e avrebbe continuato a studiare facendo l'università, cosa che a me dispiace non sia riuscita a continuare, a poterlo fare, perché il tennis ti porta via troppe energie, troppi momenti liberi e troppe altre cose. È riuscito a entrare nei primi 100 a 20 anni e quindi dal divertimento si è passato a pensarla che fosse stato il suo lavoro. E questo, insomma, Fulvio Fognini, ora ci andiamo a fare una bella mangiata, perché ho visto una tavola, qua mi sa che si mangia bene. Il mio fisico non mi dice il contrario. Allora andiamo a provare la cucina di casa Fognini. Buon appetito a tutti. Come mangia a casa non mangia nessuna parte. Mangia meglio da sì, quando lo fa tua madre. Riprendiamo la mamma ai fornelli. Papà si vede che fa la fame. Deperito lui. Poi l'intervista poi ce la fate vedere, perché dobbiamo censurare le cose che non ci piacciono. Lei è gelosa, Lei è gelosa di me poi quando sono con lui. Ma Fabio lo sappiamo che è il tuo preferito. Io l'ho detto di te. Fino a 3-4 anni fa io andavo spessissimo fuori a fare il torneo con lei, il tuo figlio preferito. Beh, ancora adesso è il tuo figlio preferito. Sì, però non viene più come prima. Questa è la mia casa. La casa dov'è? Senti, tra te e Fabio quanti anni di differenza ci sono? 3 anni, siamo nati lo stesso giorno, lo stesso mese, con 3 anni di differenza. Incredibile. 24 maggio. Ma l'hai sempre seguito nei tornei? Sì, sempre. Ecco, siete come... Cane e gatto. Ci pettechiamo sempre. Siete andati d'accordo fin da su? Sì, andiamo abbastanza d'accordo, anche se ogni tanto ci pettechiamo un po'. Che caratteri? Caratteri diversi. Fabio è molto tranquilla a casa, anche se non sembra, come visto che sul campo è un po' diverso, però in casa non parla mai, brontola un po' ogni tanto, ma ordinato, tranquillo, mentre io parlo sempre, sono un vulcano. Lui si è allontanato da casa abbastanza presto, diciamo, tu come l'hai vissuta questa... Ma sono contenta per lui, perché comunque anche tutti questi sacrifici che ha fatto fino ad ora sono stati ripagati e spero che verranno ripagati ancora meglio continuando a scalare il ranking, visto che comunque ha le possibilità di andare ancora più in alto. E quindi sono contenta per lui, ma comunque gli è costata molta fatica stare lontano da casa,
non poter vedere i suoi amici. Comunque non ha vissuto un'infanzia come un'adolescenza, come hanno vissuto tutti i ragazzi della sua età. Giochi a tennis? No, io giocavo. Beh. Ero campionessa Ligure, Under 12. Ah. Poi per fortuna ho smesso. Come per fortuna? Per la felicità dei miei che si sono ubriacati. Ah, perché se no si perché ero peggio di Fabio in campo, ah, sì, ero tremenda. Beh, si vede, in campo eri una bella agitata. Dovevo vincere a tutti i costi, non mi piaceva perdere. La camera di Fabio. Questa è la mia casa. La casa dov'è? La casa dove posso portar pace, questa è la mia casa. La casa dov'è? La casa dove posso portar pace, io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. Fogna Online. Qual è il tuo calciatore preferito in attività? No, ti prego, scrivimi. Grazie. Chioccia, come si fa sta chioccia sto computer? Aiutami, hermana. Quale dei quattro slam preferisci vincere? Preferito? Parigi. Cosa sceglieresti tra vincere Davis, vincere uno slam, entrare nei top 5? Vincere uno slam? Così in sé, perché è sicuro. Top 5 e posso anche riuscire a vincere la Coppa Davis. Magari ho l'opportunità di vincere la Davis. Fogna, lo fai un retweet a un tizio che ti segue da anni? Retweet. Bello, le domande fosse tutte così. È arrivata la cugina. Abbiamo la sciatrice di turno che si vergogna a parlare. No, non mi vergogno assolutamente. Ma non posso poi più viaggiare in incognito. E vabbè, tanto sanno tutti che la mamma quando viene in tornei non sta mai nel box. Ci avete fatto caso? Dove stai? Mezzo al pubblico. E il mercoledì? Svegliamo un altro segreto. No, io il mercoledì da 20 anni a questa parte vado a vedere Monte Carlo. Sempre con le due solite babione come me. Amiche, che vuol amiche. Dire? E niente, fisso i biglietti. E questa mattina compro i biglietti. Compro stamattina dove è andata? A comprare i biglietti. E poi anche la cugina bisogna... La cugina che è stata con Fulvia a Buenos Aires e a Rio de Janeiro. Però vieni qua perché io non mi alzo più perché questo è il mio posto. Si vergogna, la cugina si vergogna. Con la sorella. Ti sei divertita a Buenos Aires e a Rio de Janeiro? Tantissimo, ci hai regalato 2 settimane bellissime. L'ultima un po' meno perché la partita con Dolgo Polo è non partita. Vabbè, però vi siete divertite, prima, dai. Sì. Ora poi vieni con noi perché dopo il certificato di idoneità che dovrò fare per la Coppa Davis andiamo a Sanremo perché dobbiamo fare una commissione. Quindi sarà con noi nelle prossime ore prima della sorpresa di questa sera. Pilota di questa avventura Fabiana, attenzione. Non mi distrae. Occhio. Sono teso, devo fare una visita medica. Come se fosse la prima. Certificato di idoneità. Certificato di idoneità. Non è bastato vederti in campo 5 ore? No, che giustamente mi hanno chiamato oggi, devo farlo. Io e Borelli siamo gli unici. Però da una parte almeno vi tengono d'occhio. Sì, ora devo fare prova sotto sforzo in bicicletta, durissimo. Suderò. Prossima fermata? Banca, da Giorgio. Devo fare l'autografo. Ah, quindi non ti costa niente? No. Bisogna vedere cosa mi dipende. Siamo chiusi fuori. Tocchiamo, sì. Questo è più la faccia di un rapinatore che non. Ha visto.
Si potrà? Sì. Cavoli vostri. La Maura. Sì? Vi lascia. Che la bionda la vedo un po' in carabina. È la direttrice. Fate scacciarlo via. Sì. A me hanno detto che arrivavi solo te. Allora vengo solo io. No, perché altro che cambiare la lavoro a chiedere direzione. Ci hanno stoppato. Ci hanno fermato, incredibile. Incredibile, Super Tennis, fermato. Tu conosci Fognini? Certo. Ecco, dammi un po' un aggettivo per... È un mito, è simpatico, è grande. È un bravo tennista. Troppo forte, troppo forte. Come no? È un aggettivo troppo forte. Esuberante. Come? Esuberante. Bravo, bravo. Niente di più, ti puoi sbilanciare? No, solo che l'ho visto. No, scusa Manuel, mi stanno intervistando Manuel. Non lo conosco, so solo che è bravo. Secondo me è alla mano nonostante abbia preso un bel giro, insomma. È vero. Beh, Fabio è un grande, è un grandissimo Fabio. Un bravo ragazzo, bravo. Speriamo che arrivi più alto possibile. Da quant'è che lo conosci? Da 20 anni. E com'era da ragazzino? E com'è adesso, uguale. Bravissimo, umile, tranquillo. Non si deve un po' arrabbiare quando perde. E allora è il momento della visita sportiva, entriamo un attimo a vedere Fabio in questa veste così di paziente per questo certificato di idoneità in vista della Coppa Davis, vediamo un po'. Non mollare mai. Poi ce l'ho. Non mollare mai e altri 4. Effettivamente la mia. Però forse la prossima settimana arriva. All'inferno delle verità, io mento col sorriso. L'atleta Fabio Fognini è molto più in forma rispetto all'altra volta. Quindi aveva la faccia l'altra volta? No, fisicamente io parlo di. Dal punto di vista medico e sportivo. Sono un ragazzo fortunato. 130-60, che la pressione è ottima. Perché non c'è niente che ho visto. E quando viene sera e tornerò da te. È andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Sei bella come il sole. Avevi fa impazzire. Oh, grazie, lo so. Adesso. Hai fatto 6:30. Come sei? C'è Nicolò? Sì. Ci vediamo dopo. Grazie mille. Ciao Fe. Ciao Fa. Ciao Fe. Sto in mezzo alla strada. Visita medica è fatta. Tocca a Sanremo. A far merenda in un posticino, focaccia e farinata. C'era detto 8:30 puntuali al bar, però lo sapevamo già. Fabio, ma dove ci stai portando? Sa mia cugina, sto andando a fare una commissione per me, che devo far stampare una magliettina dei tornei vinti che mi ha regalato il suo fidanzato, quindi dobbiamo aggiornarla. E poi io e Livio, tu non lo so, io e Livio andiamo a far merenda. Guarda, per te vengo, ma solo perché sei tu. Vabbè, allora preparati a questa nuova merenda. Fabio, di una verità, ci siamo persi. È difficile perdersi. E puoi chiedere pure alla mia cugina dov'è. Di una verità, ci siamo persi. No, non ci siamo persi, ma non sono sicuro. Con il groppo in gola il cuore che batte le palle. Parigi o scrivono Roland Garros? Roland Garros, scrivo. Adesso Livio, poi vabbè. Lui ha accettato l'invito o no? Io sì, accetto, tranquillamente. Mangiare, come vedete, non mi siamo faccio. Siamo alla taverna. Ah,
Eccoci qua. Grande momento. Questi sono momenti importanti. Lo mangi? No. No? Lei è dietro. Non mangi. Sempre. Stai passando? Per forza. Mangio anch'io anche per me, va bene. Tutti uguali? Sì, sì. Mi è dispiaciuto da lasciare. Di... Non sapere che vi state perdendo. Prego, altrettanto. A chi tocca? Cincina. Tocca lei? No. Sì, mi sa che... Poi vuoi? Che oggi non mi piace. No, non c'è mai. Pari. Disperi. Bim, boom, bam. Pari. A destra. Via. Era quella con la crosta. Vai tu qua sopra, mo, perché vedo che sotto sono le cose più importanti, stanno sempre sotto. Attenzione! Dobbiamo fare, pari di spari pure il tema. Però dai, stai alzando una mano, eh. Se perde. Disperi. Pari. Bim, boom, bam. 5 disperi. Grande. Ha preso quella di destra anche lui, eh? Andiamo, vogliamo vedere Sanremo, dobbiamo conoscerla. Andiamo un po'. Andiamo in Vasco allora. In Vasco. Andiamo all'Ariston. Andiamo all'Ariston, andiamo all'Ariston. Ragazzi, mi ho portato all'Ariston e devo ricordare una canzone a Francesca, a Mar del Plata, ti ricordi? Come iniziava? Non sarà un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia, tu sei mia. Innamorati sempre di più in fondo all'anima per sempre tu, perché non è una promessa ma quel che sarà domani è sempre sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. Perché io sono innamorato e sempre di più. Hai visto dove siamo arrivati? Al circolo a T Armesi. Cioè l'ha messo là come nei grandi tornei. Come nei grandi tornei, però. Qua sono cresciuto. Mi piace al campo 4 dove è quello che mi volevo allenare sempre, anche il più brutto di tutti, però è quello più in disparte. Perché qua passa le macchine, questo è il campo 1, quello là è il campo 2. E al posto del campo 4 una volta c'era un muro e lì sono cresciuto io. E poi, vabbè, ovviamente piano piano sono cresciuto, ho giocato qua le gare a squadre e via. Adesso vengo a salutare i soci, gli amici di papà quando rientro mi coccolano come un figlio. Il tuo primo maestro chi è stato? Il mio maestro stanno un altro circolo, la Taggia, dove andiamo dopo. Uno è per Angelo Rodi e Leopoldo di Giacomo, dove non possiamo andarli a trovare perché comunque abbiamo il tempo ridotto. Poi un altro qua, che purtroppo non c'è, che è Massimiliano Conti. E poi ovviamente andando avanti con Leonardo Caperchi che si è trasferito in America. Adesso ragazzi accompagnatemi a casa che mi cambio per la grande sorpresa, per la grande sorpresa di oggi. Allora Giovanni, è buio, qual è la sorpresa che ci ha annunciato Fabio Fognini? Dove stiamo andando? Guarda, qual è la sorpresa ancora non l'abbiamo ben capito, ci ha detto di andare verso Taggia e di seguire la strada. Allora noi, visto che è di un giorno che stiamo appresso a Fognini, le sue sorprese, le sue strade, che possiamo fare? Seguiamo la strada. Allora, la grande sorpresa è questa, una bella partita che ci aspetta. Dichiarazione pre-match. Vabbè, la dichiarazione pre-match è far pagare l'amico col kiwi rosso, che qua ci ammazzano prima di cominciare, che deve già una scommessa, una pizza a noi amici. Quindi questa sera abbiamo detto che ci facciamo la rivincita. Ovviamente avete visto la squadra già organizzata, Verdi contro il resto del mondo. Certo, lui è grosso, dobbiamo disturbarlo. Non ti arrabbiare, so che sei grosso e quindi diciamo c'ho un po' di timore. È un po' grosso, lo so che il mister, cioè, 5 minuti,
miliardi di problemi, hai fatto già solo 5 minuti, almeno un tempo. Uno! Il campo com'era? No, più che, c'ha ragione, il campo. Avevo paura per il campo, onestamente, perché... Giustamente, con quei piedi il campo rischia di farsi male. No, è che lì non poteva esprimere tutte le sue qualità calcistiche, quella è la verità. Infatti sto aspettando per vedere di dargli anche un numero più meritevole. Cioè, questo ci vuole il numero 10 sulla schiena, visto che aveva il 16, ci vuole il numero 10 sulla schiena. No, 14, mister. No, prima era 16. Quindi deve giocare titolare, cioè hai i numeri per poter giocare titolare in promozione. Con quei piedi lì con la velocità lì, sì, è sicuro. No, veramente, sto scherzando, è bravo. No, ma io non sto chiedendo. Poi tu sei grosso, quindi io quello che tu dici lo prendo per buono. Io sono bravo, sono come i cagnolini, quelli piccoli spaccano le balle, quelli grandi invece sono buoni, sai, non dicono niente. La prendo per buona anche questa, ovviamente. Cioè, notate la differenza? Nonostante la mia pancia, non riesco ad abbracciarlo tutto. Posso essere il tuo sarcofago? Puoi essere il mio sarcofago. Indossando i guanti di Fognini, non glielo dite? Fa freddo. C'è un freddo, è una cosa. Ora allora, c'è il rissa finale perché non vogliamo continuare. Siamo da meno 5 a meno 1. Grande rimonta, inizia un po' così, poi. Siamo partiti male. Però ci siamo, dai. Qualche tocchetto, qualche gol, insomma, non mai mancato. E qualche parola. Qualche parola c'è pure. Però no, è importante che ci stiamo divertendo. Poi adesso non so se vogliono continuare o no. Vogliono continuare? Mi sa che hanno visto la. Mi sa che adesso stanno cagando addosso, non lo so. No, la pizza, continuiamo a giocare, hanno detto che continuiamo a giocare, quindi continueremo a giocare. Però ci stiamo divertendo, è importante quello. Senti, noi ti lasciamo, grazie per questa splendida giornata, in bocca al lupo per ora parti. Ora parto, dopodomani o domani, adesso non lo so, vedo un attimo, andrò a Barcellona, ricarico un po' le batterie, mi rialimento sul cemento e poi si parte per la trasferta americana, che sarà una trasferta molto difficile, molto dura e lunga, soprattutto. E allora, in bocca al lupo, Fabio. Crepi, ragazzi. Ciao. Grazie. Ciao.